Vuoi vincere skin pass battaglia o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? Molto semplice, iscriviti al canale attivando la campanella, lascia un bel like e condividi con tutti quanti i tuoi amici ed infine mandami la richiesta sul mio account dove faccio i regali. In questo modo avrai delle possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite ed inoltre se vuoi puoi anche inserire nel negozio oggetti il mio codice creatore e mandami la foto, taggami su Instagram così ti andrò a repostare. Un nuovo evento di basket arriva qui all'interno di Fortnite con l'aggiunta di LeBron James. Infatti questo sarà l'argomento di cui andremo a trattare all'interno di questo video. Quindi mi raccomando, guardate dall'inizio alla fine perché un vero e proprio evento di basket potrebbe essere implementato qui all'interno di Fortnite molto presto. Prima di cominciare col video, mi raccomando, vi ricordo di lasciare un bel like ovviamente per supportare il canale. Iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. E soprattutto condividete con tutti quanti i vostri amici, fate sapere anche a loro tutte quante queste informazioni inerenti a questo nuovissimo evento di basket in arrivo qui all'interno di Fortnite. Quindi partiamo subito, gettiamoci subito in partita e andiamo a parlare di questo nuovo evento, ovviamente con la skin di LeBron James. E qui ci guarderete all'interno della mappa di Fortnite, ovviamente richiamoci al luogo più opportuno per cui parlare di questo argomento, proprio al campo da basket qui al Calacredente, anche se ci sono gli UFO non fa niente. Comunque andiamo un po' a parlare di questo argomento molto molto interessante su un possibile evento che è proprio inerente al basket, che potrebbe venire implementato qui all'interno di Fortnite molto molto presto. Infatti, come tutti noi sappiamo, appunto, è finalmente arrivato da un po' di tempo LeBron James all'interno di Fortnite. Infatti, l'altro giorno è uscita la sua skin all'interno del negozio oggetti. Mi raccomando, se l'acquistate oppure se ancora dovete acquistare, mi raccomando, affrettatevi. E se vi va, inserite il codice creatore DACCINI, tutto quanto grande, tutto quanto piccolo, per supportare il canale. E appunto questa skin è proprio una skin in collaborazione con LeBron James e, come già detto, era già stato annunciato un po' di tempo fa. Infatti già Epic a maggio, inizio maggio, tramite l'udienza insieme ad Apple, ci aveva mostrato questa collaborazione insieme a questo personaggio dell'NBA, che però doveva arrivare nel 2020. Poi evidentemente Fortnite non è riuscito più a fare questa collaborazione nel 2020 con LeBron James e quindi l'ha spostata ed è arrivata qui nel 2021. Ovviamente tramite quell'udienza usciranno altre collaborazioni come quella con Naruto, quella con Ariana Grande e quella con altri personaggi famosi anche di cartoni o molto altro, e quindi probabilmente anche quelle collaborazioni che si dice siano state scartate come LeBron James potrebbero arrivare in futuro. Quindi chissà, non si sa mai, Naruto potrebbe arrivare anche nei prossimi mesi come è successo per LeBron James, oppure anche Ariana Grande potrebbe arrivare nei prossimi mesi, Lady Gaga o molto altro, visto che già in precedenza si parlò di un evento che c'entrava proprio con Ariana Grande e Lady Gaga, diciamo un concerto, poi non se ne fece più niente. Quindi non è detto che queste collaborazioni siano state scartate, perché abbiamo il chiaro esempio di LeBron James, che è appunto poi è arrivato qui all'interno di Fortnite. No, abbiamo distrutto il canestro gigante, non era questo il mio intento. Comunque, tramite questa udienza tra Epic ed Apple, oltre a questa collaborazione con LeBron James, uscì un'altra collaborazione che appunto doveva arrivare insieme a LeBron James, ma forse anch'essa arriverà presto. Infatti, tramite le immagini della collaborazione tra Fortnite e LeBron James, spuntava anche questa immagine di Party Royale fra Zion vs LeBron. Infatti, appunto, queste immagini di questa collaborazione ci mostravano anche altre immagini di un evento in Party Reale, un gioco arcade a tema basket. Ecco qui le immagini che abbiamo su questa sorta di nuovo gioco tema basket all'interno di Fortnite, e si dice che questo gioco doveva arrivare insieme alla collaborazione con LeBron. Visto che abbiamo anche le immagini ufficiali, è possibile che questo sorta di evento in Party Reale, una sorta di basket in Party Reale o molto altro, potrebbe realmente arrivare qui all'interno di Fortnite. Non si sa mai. Quindi evidentemente Fortnite aveva preso in considerazione quest'idea di portare questa sorta di mini gioco di basket all'interno di Fortnite insieme a LeBron James.
Poi evidentemente ancora non l'ha implementata, ma non è detto che non la vada ad implementare in un prossimo futuro, magari nei prossimi mesi potrebbe arrivare. Visto che, come già mostrato, abbiamo proprio le immagini di questa sorta di mini basket che la Epic aveva ideato, una sorta di gioco arcade tema basket. Guardate qui le immagini a schermo e comunque queste immagini che aveva svelato proprio la Epic. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se secondo voi potrebbe realmente arrivare questa sorta di evento di basket in Party Royale, insieme ovviamente all'aggiunta di LeBron James. Secondo me potrebbe essere una bella aggiunta che Epic potrebbe implementare all'interno di Party Royale. Sono anche gli alieni qui, quindi fatemi sapere la vostra. A parer mio però quest'idea potrebbe non essere stata scartata completamente, quindi potrebbero realmente inserirla su Fortnite. Ma cos'è che fa tutto questo casino? Va bene. Ok, se è la nave madre oppure questi UFO fanno un casino assurdo. Comunque, dopo aver visto questa notizia di un possibile evento di basket svelatoci insieme alla collaborazione con LeBron James nei scorsi mesi, passiamo avanti perché abbiamo un'altra informazione molto importante. Perché settimana prossima, cioè martedì, o mercoledì, però penso più martedì, verrà implementata finalmente la patch 17.20, dopo un mese dalla scorsa patch, perché la patch 17.10 fu implementata verso metà di giugno, diciamo, verso metà 20 giugno più o meno. E ormai è passato quasi un mese senza nessuna patch, anche se ogni settimana ci sono stati dei content update oppure dei mini update senza nulla da scaricare. Finalmente prossima settimana arriverà una patch vera e propria all'interno di Fortnite. Quindi finalmente vedremo arrivare un nuovo aggiornamento, nuovi contenuti, probabilmente potrebbero svelarci anche altre cose di questo nuovo evento di basket, che abbiamo già queste immagini da un po' di tempo. Quindi chissà, magari potrebbe arrivare anche questa sorta di evento dopo che è arrivato ovviamente LeBron James. È arrivato proprio l'altro giorno qui all'interno di Fortnite. Comunque vedremo un po' cosa porterà la patch di prossima settimana, sperando che sia un bel aggiornamento pieno di contenuti, perché poi avremo degli altri aggiornamenti come la patch 17.30, patch 17.40, che arriveranno poi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane sicuramente, visto che la nuova season inizierà il 14 settembre, quindi di tempo ne manca ancora più o meno. Quasi 2 mesi manca, diciamo poco meno di 2 mesi alla nuova season. Quindi comunque ci sono ancora un po' di aggiornamenti che verranno inseriti qui all'interno di Fortnite. Anche se le news non mancano, perché comunque l'Epic ogni settimana sta implementando sempre qualcosa di nuovo. Sta facendo spostare la nave madre dappertutto. Castello Corallo probabilmente con la prossima patch verrà anche distrutta, verrà presa la nave madre, e quindi comunque le cose, i cambiamenti alla mappa, l'Epic non ce li sta facendo mancare in questa season. Infatti, proprio per collegarci al fatto di Castello Corallo, la nave madre si è posizionata proprio sopra Castello Corallo. Infatti solamente Castello Corallo e il faro è praticamente coperta dalla nave madre, il che vuol dire che prossima patch, come già detto martedì prossimo, Castello Corallo si andrà a distruggere ufficialmente. Abbiamo già un paio di immagini e file di come sarà Castello Corallo, infatti verrà presa dall'ordine immaginario, cioè appunto l'ordine immaginario ci farà un accampamento, avremo anche un NPC alieno in quella zona, e quindi comunque finalmente prossima settimana sarà la settimana decisiva dove Castello Corallo verrà finalmente distrutta. Questo è tutto per questo video, fatemi sapere cosa pensate di queste news qui sotto all'interno dei commenti. Se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale, iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, e soprattutto condividete con tutti quanti i vostri amici, almeno anche loro vengono a scoprire tutte quante queste info su questo nuovo possibile evento a tema basket che potrebbe essere implementato qui all'interno di Fortnite, appunto con l'arrivo di LeBron James. Noi ci vediamo ad un prossimo video, una prossima live.